Ma io c'ho altre idee, ero. Film, dai, spara. Che ne diresti se facessi una bella intervista approfondita, non come fanno tutti i soliti lecca, no, una bella intervista con delle belle domande birichine impertinenti a scovare, a capire, certo con uno del settore del quale mi occupo, rilevante, interessante, però una bella intervista cavatappi, eh? Che ne dici? L'intervista non è male, cioè io faccio un po' il diplomatico perché non è simpatico vedersele smontare tutte quante sistematicamente, ma io devo cercare un po' di portare qualche idea nuova, diversa, quindi intervista anche no. Perché? Perché sono... non lo so, sono lunghe, sono farraginose, ma qual è il limite dell'intervista? È che è un formato comunque diffuso, che utilizzano tantissimi, ma che non è che porta tutta questa nomea, questo prestigio. Sì, hai fatto l'intervista a, però poi dopo vai a vedere queste interviste, poca roba. Io direi di spingerci un pochettino avanti, andare un pochettino un po' più in là di dove vanno tutti quanti. Per cui suggerirei, ma perché non fai dei bei faccia a faccia? Gli fai le stesse domande, proprio come la vedono? Come la vede uno? Come la vede l'altro? Metti a confronto due persone sullo stesso tema caldo che vedono le cose in maniera diversa. Io non vedo nessuno che fa una cosa del genere. Poi lo puoi fare con il testo, lo puoi fare con l'audio, lo puoi fare con il video. Diglielo, no? È così. Ok, Robin. Qua io segno sempre, eh? Interessanti. Sì, sei un po' cagazzi, però mi dai degli spunti che non ci avevo neanche pensato, non avevo proprio neanche preso in considerazione. Senti, ma io ti sparo quest'altra. Senti bene, una bella lista di risorse, le top 10 su un certo argomento, che risolvono un problema specifico, che ti aiutano a fare una certa cosa. So che queste ti piacciono, che ne dici? Guarda, anche le liste sono diventate un po' una commodity, cioè nel senso che le fanno cani e porci, veramente, perché non ci mettono niente a scrivere i 10 migliori tool, strumenti, articoli per imparare questo, vanno in giro a leggere chi ha fatto prima questo articolo negli anni precedenti, selezionano, copia e incollano i titoli di queste cose, di queste risorse, di questi tool, senza nemmeno guardarli, e fanno la nuova top 10, top 20, top 30, se ci aggiungono qualcosina qui e là, ma è proprio un lavoro sporco da tutti i punti di vista. Quindi queste liste normalmente non valgono un centesimo. E sai perché non valgono un centesimo? Non perché io speculo che siano fatte così, ma semplicemente perché se tu vai a vedere la firma dell'autore, il mini bio che c'è in fondo, non c'è mai uno specialista, una persona esperta di quel settore. È uno che fa il content marketer, il social media manager, è uno che si è messo lì quel giorno a scrivere quella cosa semplicemente con uno scopo di visibilità, di attrarre visitatori e traffico, ma non è uno che è specialista di quella cosa. Quindi, premesso questo, invece che fare una lista dei top 10, ecco, o top 20 tool che fanno una cosa o un'altra, perché invece non prendi in considerazione di creare dei toolkit, cioè dei set di tool, risorse, articoli, guide che insieme possono essere di grande aiuto per risolvere un problema specifico, per apprendere una certa cosa, e quindi non i top 10 tool per fare le bandiere sociali, ma un toolkit per fare bandiere sociali, quindi uno strumento per trovare le frasi e le citazioni, un altro strumento per impaginare, uno strumento magari per distribuire o pianificare la pubblicazione o per farne varie versioni o per cambiargli il formato, un toolkit. Un vero e proprio panierino, una cesta per il picnic con tutto ciò che serve per fare qualcosa. Oh, ma Robin, oh,
Ma proprio ne sai una in più del diavolo. Mi piace questa qua del toolkit, è carina, interessante. Buono, 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 buono. Senti, io ormai marendo, ma ci provo comunque, perché sono qua, sono venuto. Se facessi allora, voglio dire, la cosa più semplice del mondo e seguissi un po' le news, l'attualità, quello che succede, mettendo ogni giorno magari uno o più notizie sugli argomenti legati alla mia nicchia di mercato, a quello che interessa i miei lettori, sarebbe tutto sbagliato proprio? Me lo bocci immediatamente? No, non te lo boccio, ma invece che andare tu a spendere tantissimo tempo per seguire le notizie, scrivere le tue notizie sugli argomenti che escono ogni giorno, potrebbe essere molto più utile creare un cosiddetto news radar, cioè un canale dedicato a raccogliere le migliori notizie del tuo settore, anche se le hanno già scritte degli altri, anzi tanto meglio, ci sono già delle riviste, dei blog, dei siti nazionali o stranieri dedicati al tuo argomento. Perché non fai da filtro attivo, cosciente di tutte queste notizie e mi selezioni e mi riporti nel tuo giornale chi parla di questo argomento in questo momento da altre parti, di modo che posso andarlo a scovare. Se mi dai anche un tuo punto di vista, un tuo commento, un'introduzione, una prospettiva su come guardare a queste notizie, tanto meglio. Quindi dovresti fare un po' il disc jockey delle notizie del tuo settore, che mi aiuta a andare in un solo posto per trovare tutte le notizie migliori che escono nel settore che mi interessa. News Radar. Robin, grazie mille. Non posso che primettermi ai tuoi suggerimenti, ma andarli a verificare, come dici tu. Meglio non dar retta a nessuno e fare una verifica sul campo. Alla prossima!